Ciao a tutti, in questo video vedremo un nuovo strumento gratuito e online alternativo ad After Effects. Recentemente è stato rilasciato, anche se ancora in versione beta, un nuovo strumento molto interessante chiamato Pikimov. È un progetto open source, un tool di motion design e compositing che vuole essere un'alternativa gratuita a software proprio come After Effects. Vediamo nella schermata introduttiva che ci sono tutte le informazioni. Essendo appunto una versione beta, non ha ancora tutte le funzioni complete ed è possibile leggere anche quelle che arriveranno in futuro, ma è possibile già provarlo gratuitamente e per farlo non serve altro che collegarsi e creare un nuovo progetto, oppure provare uno dei progetti dimostrativi che sono presenti proprio in questa pagina di apertura. Clicchiamo quindi su New Project per aprire il software. Naturalmente ci viene chiesto subito il tipo di progetto, ci sono dei preset già pronti, possiamo deciderne la risoluzione, il frame rate e la durata, nel mio caso lascerò le impostazioni di default e cliccando ok si aprirà l'interfaccia. Per chi ha già utilizzato software di questo tipo possiamo vedere come l'interfaccia sia subito riconoscibile e sia molto simile ad esempio a quella di After Effects, ovviamente in versione più semplificata. Abbiamo in basso la timeline che possiamo spostare, nella parte centrale il monitor di preview, a sinistra la tab con il progetto, la composizione e la history, quindi per annullare le varie operazioni, e a destra un pannello con le proprietà. In alto poi abbiamo il classico menu dove è possibile aprire un nuovo progetto, aprire un progetto già esistente, salvarlo, andare a vedere i tutorial ufficiali oppure visualizzare gli shortcut. Vediamo che in basso sulla timeline possiamo aggiungere elementi. Cosa è supportato? Lo possiamo vedere da questo menu a tendina, immagini, video, audio, poi ci sono delle forme di base, testi, sequenze di immagini e, questa è una cosa molto interessante soprattutto per un software gratuito e online, modelli 3D. Proviamo subito inserendo qualcosa di classico come un video, importiamo un file. In questo caso mi viene chiesto se cambiare le proprietà della timeline perché il video che ho importato ha delle caratteristiche differenti rispetto alla mia composizione. Nel mio caso lascerò la composizione originale e già questo comunque è una cosa molto utile perché il video viene adattato automaticamente. Vediamo che l'ha inserito nella mia composizione di 10 secondi, con la barra spaziatrice andiamo in play, quindi fin qui è, diciamo, sono tutti i comandi standard che troviamo normalmente in questi software. E la cosa interessante è che il playback è veramente molto fluido. Possiamo ingrandire il monitor di anteprima se è troppo piccolo qui dallo slider. Notiamo che ci sono le informazioni sul numero di frame, la possibilità di nascondere o bloccare la traccia, quindi anche qua rispetta, diciamo, degli standard che ormai sono diffusi. Diciamo che l'interfaccia ricorda molto la versione semplificata di After Effects, probabilmente è fatto apposta proprio per richiamare quel tipo di utenti. Inoltre possiamo anche mettere a full screen il software e quindi guadagnare spazio su tutta quella che è l'interfaccia del browser. Quindi cliccando mettiamo il software a tutto schermo, proviamo a questo punto a inserire un elemento come un testo. Cliccando e trascinando possiamo liberamente modificarlo anche nelle proporzioni e a destra vediamo che ci sono le proprietà e gli effetti. Questo vale per il testo, ma ovviamente vale anche per il video, quindi le proprietà del video ad esempio sono le classiche position, rotation, scale, l'opacità e anche la velocità che si può modificare. Molto interessante il fatto che ci sia un comando per cambiare gli angoli del video e quindi avere appunto i corner netti classici oppure arrotondati. Questa per esempio è già una funzione che non c'è in After Effects. La possibilità di usare un video come maschera, quindi di fatto fare un track matte, quindi se noi importiamo un video in bianco e nero lo possiamo usare come maschera, anche questo è molto comoda come impostazione. E ci sono anche i blending mode che magari vediamo più avanti quando avremo più materiale. Dicevamo, gli effetti si applicano sia al video che agli altri elementi e anche questi li vedremo più tardi. Vediamo che cliccando sul testo possiamo rapidamente cambiarne il contenuto. Ci sono dei font selezionabili, sono pochi, ma c'è la possibilità di importare un font direttamente, quindi anche questa è una cosa molto utile. E poi abbiamo le impostazioni del testo, come il classico spacing, l'allineamento e anche qua ovviamente il colore del testo. Vediamo che quando selezioniamo il colore non riusciamo a vedere in anteprima il risultato, dobbiamo prima selezionarlo, probabilmente è una di quelle funzioni che poi migliorerà
quando uscirà dalla versione beta. Adesso cliccando viene effettivamente applicato. Anche per i test ci sono i blending mode, ce ne sono tre in questo caso. Notiamo che andando nella history abbiamo effettivamente tutte le operazioni che abbiamo fatto a partire dall'inizio. Naturalmente abbiamo le varie tracce che possiamo spostare, accorciare liberamente. Abbiamo anche la possibilità di allineare i nostri elementi. Infatti in basso vediamo l'allineamento orizzontale e verticale automatico. Abbiamo anche la possibilità di azionare delle griglie come riferimento. Notiamo subito che di fianco alle nostre proprietà, quindi ad esempio la position o la scala, c'è il simbolo del cronometro, e questo ci fa intuire che è supportata ovviamente l'animazione tramite keyframe e la possiamo subito provare. Per esempio facciamo una semplice animazione in cui il testo appare con un'animazione di scala. Quindi attiviamo il keyframe sulla scala, vediamo che si aggiunge la proprietà direttamente sulla timeline, anche qua ricorda molto l'interfaccia di After Effects. Ci spostiamo un po' più avanti nel tempo e clicchiamo sull'icona della chiave per registrare anche il secondo keyframe. A questo punto torno al primo, possiamo anche usare le freccette per facilitarci questa operazione, e modifichiamo le proprietà o dal menu di prima oppure direttamente qui dalla timeline. Andiamo in play e vediamo l'animazione. E vediamo che funziona perfettamente. Di nuovo il playback è veramente molto fluido. Possiamo spostare i keyframe per cambiarne la velocità e cliccando col tasto destro abbiamo anche la possibilità di modificare il tipo di curva di animazione. Questa cosa non è del tutto scontata, soprattutto per un software online, quindi un'applicazione web. Di default c'è un in e out, quindi c'è una piccola curva. Possiamo trasformarlo in una normalissima interpolazione lineare oppure provare uno degli altri preset. Momentaneamente non credo ci sia la possibilità di lavorare sulle curve in maniera specifica, modificandole, ma probabilmente anche in questo caso si tratta di qualcosa che nelle versioni successive potrebbe facilmente essere aggiunta. A questo punto facciamo solo una piccola prova aggiungendo una forma geometrica semplice e direi che il funzionamento è del tutto simile a quello che abbiamo visto fino adesso. Le proprietà sono praticamente le stesse, cambierà ovviamente il riempimento, la possibilità di aggiungere uno stroke, quindi un bordo, anche questo personalizzabile, quindi degli strumenti di base che comunque ci permettono di creare delle forme e lavorare alle nostre grafiche animate. La reattività è notevole considerando che stiamo lavorando su un browser. Proviamo ad aggiungere un'immagine o un video. Nel mio caso provo ad aggiungere un altro video, intanto per vedere se continua ad andare in play senza particolari problemi, e direi che lo fa. Vediamo che come shortcut si porta dietro anche qui degli standard o comunque che sono gli stessi di After Effects, quindi Ctrl D va a duplicare l'elemento, e come dicevamo prima ci sono i blend mode che possiamo utilizzare e sono solo tre per adesso, però è possibile comunque utilizzarli per fare delle composizioni particolari e poi andare a lavorare sull'opacità. Anche questo footage possiamo provare a modificarlo con la rotondità degli angoli, che comunque è una funzione molto interessante che sia così a portata di mano. A questo punto guardiamo un attimo la tab degli effetti. Ce ne sono un po' di diversa natura. Per esempio abbiamo il bloom, quindi diciamo questa specie di glow che viene applicato e che poi possiamo andare a modificare. Gli effetti anche qui possono essere mutizzati o eliminati. Abbiamo il blur, anche questo è molto interessante, molto reattivo, funziona veramente molto bene, tra l'altro ha anche alcune opzioni. Abbiamo classici luminosità e contrasto, quindi strumenti di base ma comunque sempre molto utili. Abbiamo poi il chroma key che proveremo fra poco, un color balance per modificare l'immagine dal punto di vista dei canali, su mezzi toni, sugli scuri e sulle alte luci, quindi per fare un po' di color correction in questo senso. Abbiamo poi un color overlay classico per coprire appunto i nostri elementi con un unico colore. L'effetto glitch, che è un effetto che comunque può essere molto utile, anche qua l'effetto viene applicato molto bene, abbiamo soltanto un'impostazione sulla quantità di questo effetto. Grayscale, quindi semplicemente un bianco e nero senza troppi controlli in questo senso. Invert, anche questo è un effetto molto tradizionale. I livelli, ecco, questo già è uno strumento di base ma è importante che ci sia perché ci permette comunque di poter regolare i nostri livelli di luminosità e contrasto di fatto, ma con un maggiore controllo su input, output e i valori gamma intermedi. Luma Key, anche questo è uno strumento molto interessante e che quindi ci permette un minimo di fare
del compositing, quindi questa ripresa non si presta particolarmente, però la possibilità di fare di fatto una chiave basata sulla luminosità. Outline, anche questo strumento semplice ma utilissimo, perché che si tratti di un testo o che si tratti di un video funziona allo stesso modo e ci permette di creare quindi un bordo. Infatti se noi andiamo per esempio sul testo e andiamo a mettere un outline, ecco che di fatto abbiamo lo stroke o comunque un equivalente dello stroke. Torniamo un attimino sul nostro video, abbiamo un altro blur, in questo caso un radial blur, molto utile per degli effetti che possano simulare un motion blur in certi casi, considerando anche che è animabile, quindi possiamo animare proprio questi parametri e creare questo effetto in movimento. Vedete che gli effetti ovviamente sono impilabili, si possono aggiungere uno all'altro. E shadow, anche questo altro elemento importante, che sia per grafiche o per testi, ci aggiunge la nostra ombra in prospettiva, quindi può essere usato comunque per creare degli effetti interessanti. Dicevamo, il chroma key, facciamo a questo punto una prova molto rapida, visto che abbiamo una ripresa con un green screen. Duplichiamo questa traccia, nascondo una delle due, elimino gli effetti da questa, vado a ingrandirla e la posizioniamo sotto il green screen. Anche qui il movimento delle tracce, abbiamo questa maniglia di selezione per spostarle, andiamo sul nostro footage di base e selezioniamo tra gli effetti il chroma key. Selezioniamo il colore, facciamo un picking in questo caso, ecco, forse ci conviene togliere l'anteprima in modo da selezionare proprio il verde preciso del nostro footage. Adesso torniamo ad attivare l'effetto, è un po' sporco, andiamo un po' a vedere se possiamo cambiare e migliorare la selezione. Ci sono soltanto due comandi, quindi per adesso è molto molto semplice come chroma key, però lavorando su questi parametri, se il green screen è fatto bene, vediamo che funziona. Poi chiaramente bisognerà provare con riprese più complesse, avendo soltanto un controllo probabilmente non sarà ancora così preciso, però per una ripresa di questo tipo effettivamente funziona abbastanza bene e raggiunge il risultato. Per concludere proviamo ad aggiungere, visto che c'è questa possibilità, un elemento 3D. Andiamo su Item e selezioniamo 3D Model. È specificato che, almeno per adesso, l'unico formato leggibile è il GLB, che comunque è un formato interessante perché ormai negli ultimi anni sta diventando molto diffuso, è un formato comunque aperto e l'unica cosa è che non sempre si trovano modelli già in questo formato. Per esempio io ho scaricato dei modelli gratuiti da Polyhaven che però ho dovuto convertire nel formato GLP. È molto semplice, nel senso che ci basta anche semplicemente importarlo in Blender e riesportarlo senza nessun problema, però probabilmente in futuro potrebbero aggiungere altri formati per ampliare e facilitare l'utilizzo del software. Proviamo a caricarlo. Ecco, l'elemento 3D ci viene inserito nella nostra traccia. Vediamo che possiamo spostarlo liberamente. In questo momento non c'è una gestione delle telecamere virtuali, anzi c'è scritto proprio nella schermata introduttiva che tra i prossimi aggiornamenti uno dei più importanti riguarderà proprio il 3D e proprio l'aggiunta e la gestione delle camere virtuali. Quindi proprio come avviene un po' in After Effects, questo aiuterà molto all'utilizzo di elementi 3D. Tra l'altro è molto rapido anche in questo caso. Andiamo a vedere le proprietà e forse qua adesso sarà ancora un po' scomodo utilizzarlo perché dovremo andarlo a ruotare a mano, quantomeno per ruotarlo in prospettiva. Lo ruotiamo di 45 gradi, magari cambiamo anche un po' la scala, però vediamo che effettivamente l'elemento c'è, funziona bene. In questo momento non so se sia in grado di leggere delle animazioni, magari nel prossimo video con i nuovi aggiornamenti proveremo anche questa variante. Tuttavia l'elemento 3D viene caricato correttamente anche con le texture, come vediamo, e sembra funzionare abbastanza bene. È un po' scomodo il fatto che non si possa ruotare, almeno per ora, a mano libera, però è molto reattivo e quindi non crea nessun problema anche a livello di playback. Vediamo che non rallenta veramente mai. Da questo punto di vista mi sembra che funzioni meglio di After Effects, che soprattutto ultimamente, almeno nel mio caso, crea parecchi problemi sul playback anche su scene molto semplici, mentre qui devo dire che va tutto molto fluido. Ripeto, trattandosi di un'applicazione web, la cosa non è del tutto banale. Il progetto ovviamente viene salvato automaticamente, è possibile anche salvarlo in locale, credo che però salvi solo le informazioni del progetto e ovviamente non il contenuto, quindi non i video che abbiamo messo, anche perché il progetto occupa veramente poco, sono solo 5k, quindi probabilmente è solo un backup che non tiene conto ovviamente dei media che abbiamo utilizzato. Se
vogliamo esportare il video, abbiamo questo pulsante che ci permette di esportarlo in MP4 o come sequenza di immagini PNG. Anche questo è molto interessante, perché almeno possiamo poi eventualmente ritoccare il nostro filmato successivamente. E proviamo a esportare il video in MP4. Non ci chiede niente a livello di caratteristiche per adesso, quindi si prende un po' il formato che è disponibile. Alla fine del rendering abbiamo un'anteprima, vediamo che l'ha salvato a 6 mbps, quindi non una qualità pazzesca, però ripeto, è una versione beta ed è un software gratuito online, quindi va benissimo come risultato. Salviamo il video, che ovviamente viene scaricato, e troviamo il formato Full HD, che comunque, essendo una scena statica, ha una buona qualità. Per una pubblicazione social, per esempio, andrebbe molto bene. Quindi abbiamo provato le principali funzioni di questo Pikimov, questo nuovo servizio e progetto gratuito online per essere un'alternativa a software commerciali come After Effects. Ovviamente sono software più semplici che, da un certo punto di vista, se qualcuno si sta avvicinando e sta iniziando ora a utilizzare questi software, può essere un'alternativa interessante, proprio perché ha meno distrazioni, non ha tantissime funzioni e mille menu, e quindi per imparare può essere veramente una cosa molto interessante. E poi, una volta imparate le cose di base, eventualmente ci si può spostare su software più complicati. Come abbiamo visto, ci sono un sacco di limitazioni dovute al fatto che è in versione beta, e nella timeline degli aggiornamenti, tra le cose previste a breve, la possibilità di avere composizioni 3D, quindi dove c'è proprio una telecamera virtuale che si può spostare all'interno della composizione. Quindi immagino che, un po' come in After Effects, si possa poi mettere anche elementi come video e testi nello spazio 3D e posizionarli liberamente. Il supporto al 4K, che attualmente non c'è ancora, la gestione delle luci, giustamente essendo composizioni 3D. Ecco, qua c'è la risposta alla domanda di prima: animated 3D models, quindi adesso non sono supportati, ma a breve saranno supportate anche le animazioni, altra cosa che lo renderà molto interessante, e shader editor, che adesso non è presente, quindi ha la possibilità di, vedremo in che modo, modificare i materiali dei nostri oggetti 3D. Quindi sono quasi tutte migliorie relative proprio alla parte 3D del software. Probabilmente torneremo più avanti a provare le nuove funzioni. Come al solito, fatemi sapere nei commenti se il video vi è stato utile, e noi ci vediamo al prossimo tutorial.